600 colloqui, 31 corsi di formazione, oltre 500 cicli professionalizzanti. I numeri del progetto Integrazione di Fondazione Carispezie e Caritas Diocesana. La sicurezza nella provincia Spezzina, al centro della trasmissione Tamburo Battente, ospite il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini. Sea Future, terzo giorno tra tecnologia e arte, prove tecniche della festa della Marina sui cieli del Golfo sfrecciano gli F-35. Iniziati oggi al Palamariotti i campionati nazionali assoluti di scherma, in pedana ben 416 atleti. Decine di pullman prenotati e centinaia di auto private pronte a partire, ma ancora nulla sui biglietti per Spezia-Verona. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TLS Giornale. Lo avete sentito dai titoli, oltre 600 colloqui di lavoro, più di 31 corsi di formazione, ben più di 500 cicli professionalizzanti, 180 percorsi offerti tra borse, lavoro e tirocini e 66 persone assunte con regolare contratto. Sono soltanto alcuni dei risultati raggiunti sino ad oggi dal progetto Integrazioni, nato grazie a un protocollo d'intesa siglato nel 2016 da Fondazione Carispezia con Caritas Diocesana della Spezia Sarzana Brugnato, il Parco Nazionale delle Cinque Terre, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori. Un impegno, quello di Fondazione Carispezia, che si rinnova insieme a Mondo Nuovo Caritas e a una vasta rete di partner con la nuova annualità del progetto per il 2023. La carenza dei vigili del fuoco portuali in Liguria è un'emergenza da diverso tempo. Su una pianta organica di un centinaio di operatori attualmente ne sono operativi solamente 60. Fa piacere che il governo abbia deciso di accogliere la richiesta di adottare tutte le misure necessarie affinché gli organici dei vigili del fuoco nelle sedi portuali liguri vengano implementati. La loro presenza è un elemento di sicurezza imprescindibile per i cittadini e i traffici merci. A dichiararlo è la deputata ligure del Partito Democratico Valentina Ghio, dopo l'approvazione del suo ordine del giorno discusso alla Camera nell'ambito del decreto pubblica amministrazione che il gruppo PD ha contrastato in particolar modo sulla misura volta a limitare la Corte dei Conti nel suo ruolo di garanzia e di trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici. Ed è proprio il prefetto Maria Luisa Inversini l'ospite della trasmissione Tamburo Battente di Riccardo Sottanis e Renzo Raffelli che andrà in onda questa sera nel corso del TG. Ne vediamo un'anteprima, vediamo. Prefetto, molti sono i compiti di un prefetto nella città e soprattutto in una città turistica come sta diventando la nostra. Ecco, si è parlato molto di gestire i flussi nelle Cinque Terre. Ecco, come lo vede lei il problema dei flussi? Come si può gestire? È una grande ricchezza, le Cinque Terre ovviamente, che va preservata. L'analisi dei flussi turistici la sta facendo, diciamo, i soggetti competenti, perché il riflesso sul prefetto ha la presenza sul territorio, ma non ha competenze dirette in maniera di turismo, e riflessi poi sulla sicurezza, la circolazione ferroviaria, eccetera. Direi che le direttrici in cui si muove sono due, le crociere, che però sono, credo, 500-600 mila, quindi non arrivano neanche al 10% di quelli che sono i flussi turistici che vanno alle Cinque Terre, quantomeno le crociere che poi fanno dei trasporti organizzati alle Cinque Terre. Poi ci sono i tour operator privati. Il tema è complicato perché non sono solo tour operator spezzini o liguri, vengono da tutte le regioni d'Italia, quindi l'approccio deve essere per forza nazionale. Perché è chiaro che il tour operator che arriva col gruppo di 30-40 persone è sicuramente gestibile. Il terzo attore, diciamo, del flusso turistico è il privato, ma su questo o si arriva alla chiusura di un parco all'americana, che mi sembra però, come dire, un passo da valutare molto bene, perché poi ci sono le ripercussioni economiche solo degli abitanti delle Cinque Terre, ma anche, dico, per esempio, dei battiglieri, cioè, quindi di tanti, come dire,
coprotagonisti di questo contesto e quindi direi che io mi riterrei soddisfatta se già fosse possibile intervenire sul tour operator che arrivano con i viaggi organizzati. Perfetto. Lei è prefetto della città da maggio del 2020. In questi 3 anni qual è il problema più complicato che le è toccato di affrontare? Ma il problema è la movida, lo dico perché è un problema complicato per tutti, perché non è un problema di polizia, perché i ragazzi non commettono reati, cioè il disturbo alla quiete pubblica per poter essere perseguibile deve raggiungere soglie che non, sinceramente i ragazzi non raggiungono. Alla movida molto spesso c'è una movida violenta, che questa è competenza nostra, ma molto spesso sono ragazzi che si trovano tra l'altro anche fuori dalle esercizi commerciali, in mezzo alla strada, a far rumore. Ci vuole molto equilibrio. Io dico ai cittadini però sempre chiamate il 112. Bene, l'intervista completa al prefetto Maria Luisa Inversini questa sera alle 21:30. E proseguiamo con la cronaca. Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Sarzana, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 25enne italiano residente alla Spezia, già noto alle forze di polizia. Il giovane è stato notato dai militari che, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno cercato di fermarlo per un controllo. Alla loro vista però ha tentato di opporsi facendo resistenza, venendo subito bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Indosso gli sono stati trovati 28 grammi di marijuana pronti per lo spaccio. L'attività antidroga dei carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sarzana ieri è proseguita anche nella zona di Follo, dove una pattuglia impegnata in servizio perlustrativo ha arrestato un 36enne, anch'egli già noto alle forze dell'ordine e in Italia senza fissa dimora. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina suddivisi in 13 dosi, nonché quasi 1.200 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino elettronico di precisione, il tutto posto sotto sequestro. Rete Ferroviaria Italiana eseguirà dalle ore 10.50 di domani, giovedì 8 giugno, alle 6.50 di sabato 10 giugno, importanti interventi di rinnovo tecnologico tra le stazioni di Sestri Levante e Riva Trigoso sulla linea, quindi Genova-La Spezia. Per consentire le attività di cantiere, i treni regionali e lunga percorrenza previsti sulle linee Sestri Levante e La Spezia, Genova-Milano-Ponente-Ligure, Roma-Napoli-Genova e i treni internazionali della relazione Vienna-La Spezia subiranno alcune modifiche di orario, cancellazioni parziali o totali e sostituzioni con bus. In particolar modo, la circolazione nel tratto interessato dai lavori sarà del tutto sospesa dalle ore 22.50 di venerdì 9 giugno alle 6.50 di sabato 10 giugno. Terzo giorno di Sea Future, un focus particolare in questa giornata è stato riservato al tema della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica. E vediamo il servizio di Vimal, Carlo Gabbiani e Davide Morina. Grande successo per Sea Future, giunto alla sua terza giornata. C'è un filo rosso che collega moltissimi stand, la consapevolezza che la sostenibilità ambientale rappresenta un futuro non più rinviabile. Oggi il tema della sostenibilità ambientale è trasversale a tutte le attività. Noi siamo impegnati con le nostre aziende a sviluppare progetti con le nostre aziende, con i nostri enti di ricerca che sono molti, tutti quelli presenti in Liguria, dal CNR all'Enea, agli NGV, eccetera. Siamo impegnati con l'Università di Genova, siamo impegnati a sviluppare progetti che garantiscano la sostenibilità ambientale nelle varie attività legate al mare, sia quelle legate alla navigazione, sia quelle di superficie, sia quelle legate alla navigazione subacquea, sia quelle che consentono di ripristinare e difendere l'ambiente marino, che io credo debba essere nel modo più assoluto salvaguardato, perché è una delle possibili, sicuramente delle più grandi risorse che avrà l'umanità nel suo futuro. Il futuro del settore marittimo e della difesa ha di fronte a sé delle sfide radicalmente diverse da quanto visto in precedenza. Per vincerle, l'innovazione tecnologica
e la trasformazione digitale saranno gli elementi decisivi. Eventi come questi vuol dire riportare l'Italia al centro del Mediterraneo, far capire che noi abbiamo la capacità tecnologica, la capacità di intervento, la capacità progettuale per dare delle risposte, quelle risposte che non solo il nostro paese ma tutti degli paesi del Mediterraneo stanno cercando in questi anni. Quindi credo che dalle discussioni anche che nascono in eventi e dei rapporti in eventi internazionali come questo può nascere quella situazione di condivisione di strategie che su un mare come il nostro devono essere comuni a tutte le nazioni che si affacciano. Una manifestazione che è caratterizzata da un forte spirito duale, dove il meglio delle tecnologie in ambito civile e militare si intrecciano costantemente. Ma direi che nella storia delle tecnologie marine, quindi delle tecnologie che hanno aiutato via via negli anni, quindi parlo già del secolo scorso e anche più, le innovazioni derivavano e derivano ancora oggi da un utilizzo militare che poi si è trasformato ed evoluto in tecnologia civile. Quindi è un campo dove SeaFuture rappresenta una vetrina, diciamo, delle eccellenze. Queste tecnologie poi spesso trovano anche applicazione in ambito portuale e quindi anche per noi, per l'autorità di sistema, è molto importante contribuire alla riuscita di questa manifestazione e partecipare alla sua organizzazione, cosa che abbiamo fatto anche quest'anno. Ma non solo tecnologia, perché a SeaFuture c'è spazio anche per l'arte. Vediamo il servizio. Un'esposizione che ci racconta della più alta ricerca tecnica, ma che ha al suo interno anche spazio per l'arte. Lungo il percorso espositivo sono collocati 12 quadri dell'importante artista Giovanni Frangi. Sono 12 opere realizzate, come si dice in maniera tecnica, assai specific, cioè ovvero realizzate pensando al luogo che le ospitava, al luogo che ospita SeaFuture. Sono immagini ricavate all'interno dell'area dell'arsenale, rielaborate digitalmente e poi con delle resine ipossiliche trattate e dipinte. Quindi sono 12 opere originali che guardano naturalmente al percorso, alla lingua utilizzata, al linguaggio artistico dell'artista, di Giovanni Frangi, artista milanese, artista di caratura nazionale e internazionale, proprio come questo evento. Di fronte a Nave Vespucci invece una grande installazione, un'opera ispirata alle vele e agli alberi dell'imbarcazione più bella del mondo. Frangi rende omaggio a un simbolo dell'Italia che è un orgoglio per tutto il paese. È un'installazione che si chiama Merigo, proprio in onore alla Vespucci. Sono dei grandi teli per 12 metri per 6 di dimensione, raggruppati insieme, che sbandierano, sventolano come appunto le vele della nave, con mille colori e con dei tessuti appunto lavorati da Giovanni Frangi, dall'artista, e pensati anche in questo caso proprio per questo evento e per rendere omaggio alla nave più bella del mondo. Quattro caccia della Marina Militare hanno sorvolato più volte questa mattina la città della Spezia. Si è trattato delle prove di due F-35, due Harrier caccia a decollo verticale che operano dalle portaeree italiane Cavour e Garibaldi, presenti nel Golfo per la festa nazionale della Marina Militare che si svolgerà venerdì mattina, il 9 giugno, in passeggiata Morin. Molti gli spezzini con il naso all'insù per l'insolito avvistamento. Sugli eventi di queste settimane è intervenuta oggi Rifondazione Comunista della Spezia con un comunicato nel quale si afferma: raduno dei bersaglieri, SeaFuture, la festa della Marina, sino ad arrivare agli F-35 che questa mattina hanno sorvolato i cieli della Spezia, hanno creato in città un clima di esaltazione militare. L'aumento della spesa militare, prosegue la nota, significa sottrarre enormi risorse alla sanità, all'istruzione, alla riconversione ecologica, ai servizi sociali, alla ricerca e all'occupazione. È una scelta, conclude la nota, che prepara a ulteriori scenari di guerra e non ha alcuna motivazione di difesa del nostro paese.
E proprio in occasione della giornata della Marina Militare, del concerto della Banda Centrale della Marina che si svolgeranno rispettivamente l'8 e il 9 giugno, sono state adottate alcune misure relative alla viabilità e alla sosta. Cominciamo dalla giornata di giovedì 8 giugno, la giornata di domani, in occasione del concerto della Festa della Marina che si svolgerà in Piazza Europa dalle 21.30 a mezzanotte 30, saranno interdetti al transito via Veneto nel tratto compreso tra via Crispi e via 20 settembre dalle ore 20 alle ore 2 del giorno 9 giugno e anche i parcheggi di Piazza Bayreuth e Piazza Europa, per quanto riguarda quelli in superficie. L'accesso al parcheggio interrato invece sarà vietato a partire dal pomeriggio fino alla fine dell'evento, con la sola esclusione di proprietari e abbonati che potranno accedere dal varco di via 24 maggio previa identificazione. È garantita invece la regolarità del trasporto pubblico locale. È possibile il transito in via Chiodo, ove sarà disattivato il varco ZTL dalle 20 alle ore 2 del giorno 9 giugno. E veniamo proprio invece alla giornata di venerdì 9 giugno, dove si svolgerà dalle 8.30 alle 15 in passeggiata Morin la giornata della Marina ed è disposto il divieto di transito in Viale Italia dalla rotatoria Oriana e Largo a Largo Fiorillo. È garantita la regolarità del trasporto pubblico locale, il servizio di navigazione turistico con arrivo del bus in Largo Fiorillo dalle 8.30 alle 15.30. È inoltre possibile il transito in via Chiodo, dove sarà disattivato il varco ZTL dalle 8 alle 16. Da oggi si ampliano i servizi nella sede della FNP GISL di Arcola in via Aurelia Nord 49, infatti ogni mercoledì dalle 17 alle 18.30 saranno presenti gli operatori della Filca CISL Liguria per dare sempre più risposte alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie. La CISL vuole essere sempre più presente al fianco di lavoratrici e lavoratori, spiegano il responsabile FNP CISL della Spezia, Antonio Montani, il responsabile di AST CISL La Spezia, Antonio Carro, e il segretario generale Filca CISL Liguria, Andrea Taffari. Open Night Croce Rossa. Venerdì 9 giugno alle 21 il Comitato Locale della Croce Rossa di Amelia apre le porte alla cittadinanza. I volontari ameliesi nella sede di Piazza Pertini di Fiumaretta hanno deciso di organizzare una serata all'insegna della solidarietà. Obiettivo della manifestazione è far conoscere alla cittadinanza la mission e le molteplici attività della Croce Rossa, cercando anche di reclutare nuovi volontari fondamentali nella frazione ameliese in questo momento di forte afflusso turistico che vede pressoché triplicare la popolazione del comune della Val di Magra. Ultimo appuntamento con il ciclo di incontri organizzati dalla Croce Rossa nell'ambito del progetto Non Dipendere Vivi, sostenuto dalla Fondazione Carispezia, progetto che ha l'obiettivo di avvicinare i giovani spezzini alle tematiche della prevenzione e di ogni forma di dipendenza. Venerdì 9 giugno alle ore 21 in Accademia in via Vanicella 12 alla Spezia, le dottoresse di Scienze e Tecniche Psicologiche Gaia Bucchioni e Silvia Calafati incontreranno il pubblico per parlare di come la tecnologia influenzi sempre più la vita dei giovani. Lo sport e il cinema come arricchimento e crescita per i più giovani. Successo per i cartoni animati a sfondo sociale realizzati dagli studenti del Parentucelli Arzelà di Sarzana. Il servizio è di Sergio Diofili. L'Aquila oltre la tempesta e Io ritorno al cinema. Sono i titoli di due cortometraggi realizzati dagli studenti del corso di animazione del Parentucelli Arzelà e presentati ieri in prima visione al Cinema Moderno di Sarzana, coronamento del lavoro di un anno dedicato all'apprendimento delle tecniche di base del cartone animato. Il cortometraggio che abbiamo realizzato tratta di una ragazza appassionata di calcio fin da quando era piccola, che si allena affrontando i vari ostacoli che le si pongono davanti per raggiungere il suo sogno di diventare calciatrice professionista. La sua storia è raccontata attraverso la metafora di un'aquila che sfrutta le correnti della tempesta, simbolo dei vari momenti di difficoltà della vita, per volare sempre più in alto. Cartone animato che è molto bello, molto efficace,
che rappresenta un po' poi il nostro spirito. Poi siamo anche impegnati in un progetto importante, socialmente importante, che è quello contro la violenza di genere e che porteremo avanti da settembre in poi anche con l'istituto che ci ha ospitato. Ci sono questi due personaggi, uno un fan eccentrico dei film, mentre un altro è svogliato e annoiato. E inizialmente questo sta sempre al telefono, ma quando la pellicola inizia viene come travolto e viene catapultato dentro scene famose di film come Harry Potter, Batman, Star Wars. Corso di animazione organizzato dall'Istituto Superiore Sarzanese ha coinvolto come referente la docente Sandra Cargioli e come insegnante Alessio Menghi. Abbiamo visto che i ragazzi sono veramente stati motivati da questo tipo di attività che ha evidentemente portato a loro nuove competenze in ambito digitale, nella grafica digitale, soprattutto legata all'animazione, ma come dicevo prima nella presentazione ci sono anche delle competenze che riguardano le discipline, la fisica, la matematica, ma anche per esempio nella stesura della storia ci devono essere anche delle competenze linguistiche che vengono messe in atto. La realizzazione dei due cortometraggi ha avuto diverse fasi, perché nei cartoni animati appunto è un lavoro di squadra dove lavorano molte persone, e abbiamo affrontato una fase che si chiama pre-produzione, ovvero la creazione di tutti quei materiali che serviranno poi per entrare nella vera e propria produzione, e sono lo storyboard, il character design e le color key. Una volta che vengono fatte queste guide si passa alla vera e propria animazione, quindi a muovere i personaggi e a dare loro un'anima. Si passa poi ai dettagli, quindi alla colorazione, agli effetti speciali, e quello che poi abbiamo è il risultato finale. Venerdì 9 giugno alle 17 al Museo Civico Etnografico Giovanni Potenzana avrà luogo la conferenza di Mauro Lubatti dal titolo Regno d'Italia, legislazione e unificazione amministrativa, organizzata in collaborazione con il Centro Culturale Il Porticciolo all'interno della rassegna Il periodo post-unitario, fatti e personaggi che hanno plasmato il volto del Regno d'Italia. Ultimi posti disponibili per i laboratori estivi, 5 musei in un castello dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni. Dal 12 giugno al 7 luglio, dal lunedì al venerdì, i musei civici Spezzini propongono infatti una serie di attività e laboratori per i bambini al fine di far scoprire loro i segreti divertendosi con l'arte e la creatività. Tutte le giornate si svolgeranno al Castello San Giorgio, offrendo l'opportunità di sfruttare le terrazze e il parco. Saranno attivati tra gli altri percorsi di archeologia e di arte contemporanea, e un giorno sarà dedicato alla conoscenza della città della Spezia. Per prenotare o per avere informazioni è possibile scrivere una mail a sangiorgio.segreteria@comune.sp.it. Sabato 10 giugno alle 16.30 all'auditorium della Biblioteca Beghi si terrà la giornata finale dei corsi di italiano per lavoratrici e lavoratori immigrati. Un progetto didattico del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Via Napoli, sede in cui si sono svolti i corsi ai quali hanno collaborato la CGIL Spezzina e il Circolo Operaio. Domani, giovedì 8 giugno, alle 14.30, al Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa, si svolgeranno le prove aperte del laboratorio teatrale della scuola primaria Don Mori con La Gabbianella e Il Gatto. È uno spettacolo organizzato per raccogliere fondi per sostenere le attività di AVSI. I bambini delle 4 classi del tempo pieno, con il loro impegno, sostengono un bambino con il sostegno a distanza da 5 anni. La consapevolezza di questi bambini per i bisogni degli altri è per tutti una bellissima testimonianza. L'Accademia Capellini presenta venerdì alle 17 nel Salone Sforza di via 20 Settembre alla Spezia il volume Gioia delle Riviere Echi dal Golfo della Spezia per i tipi della casa editrice Franco Maria Ricci. Gli autori Giorgio Antei, Giuseppe Benelli, Andrea Marmori, Rossana Piccioli affrontano diversi temi che riguardano la storia, la letteratura, l'arte e il costume della nostra città. L'Accademia ricorda che l'evento sarà anche trasmesso in diretta o in differita su YouTube al canale dell'Accademia Giovanni Capellini.
E apriamo ora la pagina sportiva, decine di pullman prenotati e centinaia di auto private pronte a partire verso Reggio Emilia, ma al momento ancora tutto tace circa la vendita dei biglietti per Spezia-Verona. Ce ne parla Sergio Diofili. Decine di pullman già prenotati e diverse centinaia di biglietti richiesti, ma al momento ancora tutto tace circa la vendita dei tagliandi per lo spareggio di Reggio Emilia tra Spezia e Verona. Quel che è certo è che saranno riservati ai soli possessori di gold card, venduti ai soli residenti in Liguria. A ogni tifoseria saranno riservati solo i 4.000 biglietti di ciascuna delle due curve, settori distanti tra loro e raggiungibili da percorsi opposti. Dopodiché si valuterà se aprire ai tifosi anche alcuni posti delle tribune laterali, considerato che lo stadio ha una capienza di oltre 20.000 spettatori. Dalla Spezia saranno tantissimi anche i mezzi privati pronti a viaggiare in direzione Reggio, molti di più di quelli che sarebbero andati a Udine, dovendosi sobbarcare quasi 1.000 chilometri di strada tra andata e ritorno. Una volta risolti i problemi logistici al Mapei Stadium relativi alla disputa delle finali del campionato primavera, si procederà con la prevendita e la relativa divisione delle curve. La zona nord di Reggio sarà divisa in due per far confluire i tifosi delle due squadre da parti opposte. La curva sud dovrebbe andare all'Hellas e la nord allo Spezia. Per chi rimarrà in città, invece, nonostante la maggioranza abbia bocciato una specifica mozione l'altra sera in Consiglio Comunale, si sta nuovamente facendo strada l'ipotesi del maxischermo per seguire la partita, una volta superati i problemi riguardanti sicurezza e diritti TV. Nel frattempo allo Stadio Picco sono iniziati i lavori preparatori all'installazione del cantiere per il rifacimento della tribuna. Al momento è in fase di smontaggio la copertura inaugurata il 28 ottobre 1932, così come le tensostrutture della sala stampa e dell'area hospitality. Il progetto della nuova tribuna, pronto da tempo, sarà reso pubblico con tutta probabilità la prossima settimana con uno specifico evento organizzato dallo Spezia Calcio. Venendo infine alla partita vera e propria, l'AI ha reso noto che sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere la sfida valida per lo spareggio per la permanenza in Serie A tra Spezia ed Hellas Verona. Al VAR ci sarà Massimiliano Irrati di Pistoia. Una notizia questa accolta di buon grado dagli sportivi spezzini, consapevoli che a giudicarli sul campo sarà quello che da molti viene considerato attualmente come il miglior arbitro del mondo. E parliamo ancora di sport. Sono iniziati oggi al Palamariotti i campionati nazionali assoluti di scherma. In pedana saranno protagonisti nel corso della manifestazione ben 416 atleti. Il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Spezia, capitale della scherma. Partono oggi al Palamariotti i campionati nazionali assoluti. Si tratta della più importante manifestazione agonistica prevista nel territorio italiano. Sì, assolutamente, un percorso iniziato nel 2019 che oggi portiamo a coronamento. Abbiamo coinvolto la Federazione Italiana Scherma con questa partnership. La Spezia è stata dichiarata città amica della scherma e oggi abbiamo i talenti più bravi al mondo qui a giocarsi il campionato italiano, 12 discipline, e finalmente li potremo vedere dal vivo, questi grandi atleti che, ripeto sempre, ricordo sempre che la scherma è una metafora della vita, dove si vince, si perde, però sempre con valori e con lealtà nei confronti dell'avversario. Un percorso lungo che ogni ragazzo e ogni ragazza fanno dal primo giorno di allenamento ad oggi per coronare i sogni di una vita. La scherma, arte sportiva nobilissima, per eccellere richiede impegno, costanza e sacrificio. Il duello con l'avversario è sempre contraddistinto da un grande rispetto reciproco. Ha una tradizione la scherma che è unica, è uno sport di una nobiltà di altissimo livello e dove il rispetto dell'avversario è uno dei, diciamo, dei punti focali su cui operare durante un duello. Uno sport molto interessante, molto bello, che nasconde una capacità personale che non è da tutti. Uno sport che vede da sempre primeggiare gli azzurri. La federazione italiana è la più titolata al mondo e si guarda con fiducia al futuro. Si guarda con fiducia al futuro, cominciando da quello veramente immediato, perché finiti i campionati italiani, il tempo di fare le valigie, e partiremo per gli europei assoluti individuali in Bulgaria. Quindi questa gara è proprio a ridosso degli appuntamenti più importanti della stagione, quindi
è una gara di grande importanza, a cominciare ovviamente dagli atleti più giovani che qui trovano l'occasione di farsi conoscere, di mettersi in luce. Il campionato italiano assoluto da sempre è trampolino di lancio per gli atleti emergenti, con i nostri naturalmente campioni consolidati che certamente non lasciano strada facilmente. E passiamo ora alla pallanuoto. Il Lerici Sport compie quest'anno 100 anni, ricorrenza che sarà adeguatamente festeggiata sabato prossimo, e come spiega questo servizio di Andrea Catalani. Compie 100 anni il Lerici Sport e infatti sabato prossimo 10 giugno, con avvio alle ore 18, presso le piscine della struttura lericina Cicci Rolla, sono previsti fior di festeggiamenti in tale occasione. Nel contesto sarà peraltro presentato il libro La pallanuoto a Lerici dal 1923, curato dall'ex giocatore rossoblu Alessandro Manfredi, e ancora previste nel quadro interviste, un'esibizione di nuoto sincronizzato e ulteriori spettacolo. Nel frattempo, per la cronaca, tutto ok alla festa lericina dello sport che ha tenuto banco in centro domenica scorsa 4. Immancabile ivi lo stand dei coccodrilli, e al riguardo vediamo qualche immagine. Questi 100 anni sicuramente sono 100 anni di orgoglio da parte mia di fare parte di questa società da 25 anni. È un orgoglio perché comunque questa società ha visto passare tantissimi atleti e tanti di questi atleti saranno presenti proprio sabato 11 presso questa piscina meravigliosa dove viene festeggiato il centenario. Saranno presenti atleti storici che sono saliti in A1 con il Lerici Sport nel 1975, e faccio il nome di Gian Porro, e soprattutto è stato pubblicato un libro da un altro atleta, sempre dell'Erici Sport e che faceva parte della squadra del 1975, che è Alessandro Manfredi. Questi festeggiamenti sono stati voluti dal nostro presidente Alessandro Sammartano, e per ricordare le figure storiche di questa società, primo su tutti Cicci Rolla, che comunque è ancora l'anima di questa società. E da parte mia, visto che sono solo 25 anni che faccio parte della Lerici Sport, sicuramente un ringraziamento particolare questa società la deve dare al past president Aldo Sammartano. E in chiusura veniamo ora alle previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 8 giugno. Notte e mattino da nuvoloso a molto nuvoloso a ponente, occasione per qualche piovasco nell'entroterra savonese e Alpi Liguri, altrove maggiori aperture. Durante il pomeriggio parziali schiarite anche sul ponente costiero, instabilità diffusa nell'entroterra savonese e Alpi Liguri, fenomeni più isolati sul versante nord dell'Appennino di Levante. Per quanto riguarda i venti, a regime di brezza, locali rinforzi da sud al pomeriggio, il mare quasi calmo o poco mosso, e infine le temperature sono stazionarie sulla costa. Le minime si aggirano intorno ai 16-18 gradi, mentre le massime raggiungono i 22-26 gradi. All'interno le minime sono più basse, dai 10 a 14 gradi, con le massime che vanno dai 20 ai 28 gradi. E questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguiti. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.